Allora, mister, questa sera forse la prestazione più brutta del Pescara in stagione. Quanto ti piace la Scuderia Adriana? La più brutta è come quella col Cittadella, diciamo, che sono due partite che non abbiamo fatto per niente bene. Noi abbiamo proprio non abbiamo giocato bene. Forse siamo un po' stanchi sia fisicamente che mentalmente. Un po' di stanchezza c'è, ma è fisiologico, anche perché abbiamo giocato una serie di partite lunedì, sabato, martedì, sabato, cioè abbiamo giocato costantemente sempre, è normale che un po' di stanchezza mentale e fisica ci sia. La sosta adesso arriva proprio a pennello per recuperare le energie fisiche, mettersi a posto sia mentalmente che fisicamente e soprattutto anche tatticamente. Pilone, è sempre brutto parlare dei singoli, però questa sera credo che vadano dietro la lavagna soprattutto Monachello e Antonucci. Hanno reso davvero poco e lei li ha sostituiti, credo, non a caso. Hanno cercato di fare la loro partita, purtroppo capitano delle partite che non vengono come magari uno pensa che siano. È chiaro che magari Monachello con una punta vicino magari è più il suo lavoro viene meno difficoltoso, però non potevo mettere Bellini subito perché avevo paura che non mi reggesse 90 minuti, perciò l'ho tenuto proprio per metterlo in pratica nel secondo tempo, per avere magari quel minutaggio, quei 40 minuti che ha sulle gambe, di sfruttarlo in quel momento lì, come è stato poi decisivo. Lei parlava proprio di Bellini, una delle poche note positive di questa gara, un giocatore che potrebbe essere riproposto nelle prossime gare. Si giocherà il posto come tutti gli altri, sicuramente sì. Lei diceva la sosta arriva forse nel momento migliore, anche perché la partita di questa sera Pillone ha dimostrato che il Pescara non può fare a meno dei giocatori del calibro di Campagnaro, di Brugman, di Mancuso, è inutile girarci attorno. Sono tre giocatori molto importanti per noi, questo lo sappiamo, però io non piango mai su chi non c'era, quelli che sono entrati in campo ho cercato di fare il massimo per portare a casa il risultato. C'è qualche scelta che non rifarebbe riguardo alla formazione che ha mandato inizialmente in campo? Ma probabilmente col senno di poi, perché dopo è facile parlare sempre, perché io purtroppo le scelte devo farle prima, col senno di poi potrei fare un'altra, magari non potendo soffrire di Bellini subito potevo provare anche con il sole dietro una punta, però ho cercato di dare una certezza alla squadra, nel senso non potendo giocare con le due punte, il 4-3-1-2, ho cercato di dare la certezza di un modulo che conoscevamo, nel senso che l'abbiamo fatto per 6 mesi e non ho voluto snaturare il tutto. Poi nel secondo tempo sono stato costretto a fare il 4-4-2 e le cose sono un po' migliorate. Lei prima diceva la squadra sta accusando stanchezza, può essere anche una stanchezza mentale, ovvero la pressione di essere nelle zone alte della classifica dalla prima giornata? No, può essere un po' tutto. I ragazzi sentono questo peso di magari di voler vincere a tutti i costi e magari questo può essere deleterio perché magari ti consente di sbagliare molti passaggi, molti errori tecnici e vengono fuori delle partite non positive come quella di questa sera. Hai visto il presidente Sebastiani? Sì, l'ho visto. Che le ha detto? Ma niente, è chiaro, al primo tempo ho detto che abbiamo giocato male, ha ragione. Non c'è niente da dire, no. L'evidenza è questa, non è che io mi nascondo dietro certe cose, non abbiamo fatto bene, penso che sia normale dirlo. Nella seconda parte un po' meglio, ma insomma dobbiamo fare molto di più se vogliamo raggiungere i playoff.